Riccardo III, emblema di volta in volta del potere cieco, del male fino a se stesso, dell'arroganza senza misura, arriva in scena grazie a Vetrano e Randisi, però arriva molto distillato in tanti sensi, a partire dalla scrittura di Nicolini. Ci raccontate come? Nicolini ci ha proposto una versione di Riccardo III per tre attori. È molto semplificata nei personaggi, perché se uno vede Riccardo, anche quando uno va a vedere Riccardo III integrale, anzi soprattutto quando vede Riccardo III integrale, alla fine tu esci e chiedi al pubblico: ma chi era questo? Non ti sanno rispondere. Perché la storia di Riccardo III è complicatissima. Andava bene per gli inglesi che l'avevano appena vissuta e quindi sapeva di cosa si trattasse, ma tutti questi nobili che si uccidono, tutte queste famiglie che non si capisce. E allora, invece, il pregio immenso di Francesco è stato quello di rendere molto semplice la storia, semplificando i personaggi e mantenendo però le vicende, con l'idea di avere un attore nel ruolo del titolo, Enzo Vetrano, che fa Riccardo III, e altri due attori che facessero shakespearianamente anche le parti femminili e che permettessero a questo Riccardo di mandare avanti il racconto della storia, la vicenda, la sua vita. Nello spettacolo Riccardo non decide al momento di fare delle cose, è come se fin dall'inizio si risvegliasse da un sonno che lui fa dopo aver vissuto tutta questa vita, e al risveglio decide di ripercorrere questa vita, questi orrori, e chiede a due persone che possono essere infermieri, ma possono anche essere pezzi della sua coscienza, servi di scena, teatralmente parlando siamo servi di scena, entriamo e usciamo dai personaggi in funzione sua. E quindi questi due collaboratori che lui chiama, nomina sempre in modo diverso, e loro, in base al nome di cui Riccardo ha bisogno, entrano in quelle coscienze, in quelle funzioni, e svolgono e raccontano una storia di Riccardo. Riccardo III, ma anche l'avversario. Che ruolo ha la vicenda terribile dell'avversario in questa scrittura scenica, ma soprattutto nella vostra interpretazione? È importantissima anche per fare Riccardo. Parto dal personaggio che è appunto Roman. Roman è questa persona che una ventina di anni fa ha massacrato tutta la sua famiglia perché stavano per scoprire che la vita che si era creata e che aveva fatto credere a tutti di vivere non era vera. Cioè lui aveva fatto credere di essere un medico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di andare ogni giorno a Ginevra a lavorare, di avere uno stipendio. Lui aveva speso i soldi della famiglia facendo credere che fosse il suo stipendio, e nel momento in cui aveva avuto moglie, due figli, nel momento in cui sta per essere scoperto, decide di massacrare la sua famiglia, padre e moglie, figli, padre, madre, suocero, ha tentato un suicidio che non gli è riuscito. Poi è stato condannato a questi 30 anni di prigione. Buona condotta. Da 3 anni potevo uscire, ma non è uscito dal carcere, non ha chiesto neanche. Poi gli hanno detto: puoi uscire, puoi uscire. Finalmente ha deciso di uscire. Forse come il nostro Riccardo, forse ha cancellato, è riuscito a cancellare, aveva bisogno ancora di alcuni anni per poter cancellare completamente le sue paure, tutti i suoi ricordi. Infatti Carrère, che è Emmanuel Carrère, che ha scritto il Emanuele Carrère ha scritto la romanzo storia. L'avversario, suggerisce appunto di non intervistarlo addirittura perché è diventato un'altra Un persona. altro uomo. Così come il vostro Riccardo, nel momento in cui arriva all'apice della sua carriera,
carriera di malvagio, quando sì. mette in testa la corona, diventa un altro uomo. Diventa al momento veramente mettere su questa corona ti fa cambiare, nel senso che hai paura di perderla e allora incominci veramente a non saperti più muovere. Lui che è stato tanto astuto, che ha eliminato tutti, ha finto tanto, alla fine riesce ad avere questa corona, dal momento in cui l'hai in testa, arrivano tutte le paure per quello che hai fatto. Se questa corona durerà un giorno o ne godremo per sempre, dice. Tutto quello. E poi pian piano quelli che lui aveva comandato, tutti gli altri al suo servizio, nel nostro spettacolo sono loro che incominciano a comandare. Lui diventa quasi una vittima di questi due, per cui alla fine fa un percorso cercando di dimenticare tutto questo, di uccidere quel Riccardo che è stato. Quello che io dico è che lo sento molto presente, questo Riccardo. Siamo circondati nel mondo da tanti Riccardo, ma è un personaggio che fa quasi paura. Siamo in scena in questa che sarà la scena che è quasi uno spazio della coscienza, non si sa se è un ospedale psichiatrico, diciamo uno spazio della coscienza. E parlando di questo lavoro, voi avete detto che è fatto di parole contemporanee ma non quotidiane. Sì, questo è il merito di Francesco Iccolini, quello di aver reso molto vicino all'oggi, alla comprensione di oggi, quello che diciamo. Eppure non è mai banale, non è mai una lingua sciatta, è una lingua molto ricercata, molto attenta. Oggi riesce a raccontare bene la storia di Riccardo che, come dice Enzo, partiva da là, ma forse partiva da molto prima, ma arriva oggi e ci permette forse di capire qualcosa rispetto agli orizzonti. Ecco, pian piano anche i costumi, che all'inizio erano costumi medievali, si sono depurati. L'indicazione di Francesco c'era che il Riccardo dovesse avere un costume filologico di Riccardo III. Gli altri due potevano avere, data anche la necessità di cambiarsi in fretta, potevano avere degli accessori che ricordassero e che evocassero i personaggi che interpretavano. La nostra costumista ci ha dato un'idea molto bella, dopo aver visto il lavoro, perché il nostro lavoro ha sempre il bisogno del confronto col palcoscenico per crescere, per identificarsi. Avevamo avuto un'idea iniziale che abbiamo usato per le prime prove, che era di questi infermieri vestiti generici che poi potevano più o meno prendere degli accessori, però era una, come se fosse uno sguardo univoco, come se fosse una chiave di lettura unica che a noi non sta bene, sta sempre stretta. Per cui piano piano questi costumi sono stati messi da parte e Meradellebra ci ha dato la chiave giusta, che sentiamo giusta, per vivere questi due attori che diventano tanti personaggi. A quel punto là, un costume storico addosso a Enzo diventava finto. Cioè, nella verità in cui ci troviamo, un costume vero era sbagliato. E allora abbiamo dovuto trovare, e l'abbiamo trovata, un riferimento chiaro a Riccardo. Poi c'è la corona che vale per tutto, però c'è un vestito che plausibilmente questo, forse Jean-Claude Romain, forse chiunque altro può avere vissuto questi travagli o abbia bisogno di superare dei traumi del genere, può avere addosso in questo ambiente. E siamo molto contenti del risultato. A teatro, appuntamento al 23 ottobre. 23 ottobre, abbiamo ancora una settimana, quindi probabilmente tutto questo verrà ancora cambiato. Ma intanto siamo a questo punto, non credo. Grazie. Grazie a te.